Buonasera, benvenuti a Stadio Aperto, siamo con Andrea Buffelli. Ciao Andrea. Buonasera. Allora, siamo a una partita, dopo una partita insomma un po' delicata, perché abbiamo perso con il Novara, chiaramente anche il morale dopo messa alla prova, però poi avete dato sempre prova durante tutta la stagione di saper reagire. Facciamo una valutazione prima di questa partita. Che cosa non ha girato per il verso giusto? Ma secondo me è stata una partita, tralasciando il risultato, combattuta, perché abbiamo avuto le nostre opportunità, secondo me, per pareggiare. Dopo nel calcio si va a vedere soprattutto il risultato, però nel complesso abbiamo sbagliato tanto, quindi c'è molto da migliorare, però abbiamo avuto le opportunità per pareggiare la partita, sia nel primo tempo sia nel secondo tempo, e diciamo che questo penso sia la visione globale della partita. Dopo nei dettagli, ci sono tanti dettagli, soprattutto anche quando abbiamo preso qualche giocata da migliorare per tanti dettagli. Infatti si sono visti due tempi. Nel primo tempo il Novara sembrava più carico, organizzato, anche se poi quando sei in mezzo al derby, io stessa quando ero lì dicevo forse sto vedendo il Novara, ma anche il pubblico del Novara, no? Ogni azione era un po' caricata, anche da quella foca bella, pur essendo quella degli avversari, per carità, anche voi avete questi tifosi dietro. Quindi primo tempo un Novara un po' più pericoloso, ma nel secondo davvero sembrava che potesse esserci la svolta, no? Sì, diciamo che anche loro venivano da un momento, sono partiti forte, e soprattutto l'ultima che hanno perso con la Juve. Ci aspettavamo diversi, forse perché hanno sempre proposto un modo di giocare diverso e con interpreti diversi. Invece anche loro, forse capendo l'importanza della partita o facendo anche delle scelte forti, che hanno fatto giocare giocatori che non giocavano da tempo, si sono messi in speculare a noi e hanno messo la partita più sull'agonismo. Nel primo tempo sono stati più bravi di noi, perché hanno avuto più foga, hanno vinto più duelli. Nel secondo tempo invece, perché noi abbiamo preso in mano la partita, loro magari per un pochino più paura, di stanchezza, del momento, non lo so, ci sono messi dietro e abbiamo provato a recuperarla, ma non ci siamo riusciti. Il dodicesimo giocatore, Andrea, quando sono arrivati, sono entrati un po' in ritardo i vostri tifosi, avete comunque percepito, no, il loro ingresso durante la partita, è stato importante poter contare sul loro sostegno, oppure era tale la battaglia che non si riusciva? No, l'abbiamo sentito anche perché ci riscaldavamo proprio lì davanti, e quindi è sempre bello avere vicini i tifosi. Poi era comunque un'atmosfera molto bella, essendo un derby. Da ambo le parti c'era molta, diciamo, partecipazione, anche la partita era sentita. Ci dispiace che non siamo riusciti a portare a casa punti e dare soddisfazioni, ma penso che ci rifaremo. Infatti c'è già adesso un'occasione che potrebbe essere molto importante. Tu la citavi prima, la squadra, sabato dovrebbe essere l'occasione. Sabato sì, è una partita strana perché ormai la conosciamo, la Juve non c'entra niente con questa categoria. C'è dei giovani promettenti, come si è visto gli altri anni, non sono venuti qua, adesso sono in nazionale o in Champions League. È una partita strana, sicuramente non bisogna sbagliare niente perché loro hanno delle caratteristiche tali che appena sbagli ti castigano. Però abbiamo anche noi le nostre carte da giocare e sicuramente sarà una partita aperta e spero positiva per loro. Percorrendo a ritroso la stagione, la partita quella che ha dato più soddisfazione, più carica quest'anno, qual è stata?
Allora, secondo me, vabbè, io posso citare Salò perché ho segnato, quindi è stata una bella partita. Dopo anche Vicenza e contro la Triestina sono state secondo me due partite giocate bene, ma Vicenza c'è una cornice di pubblico, diciamo uno stadio stupendo, quindi da lì abbiamo fatto una grande partita, penso, anche se non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. E poi con la Triestina in casa, che qui è una partita sentita dalle tifoserie perché gemellati, si vedeva sugli spalti un clima diverso. E penso che sia stata una partita giocata bene, e giustamente l'hanno portata a casa la vittoria, quindi penso che siano queste le partite, diciamo, più belle e più interessanti dall'inizio del campionato. Quello anche di ripassarsi mentalmente di quello che sapete fare e poi una città parlando più anche a livello di reazione e una difficoltà per cioè, Ah sì, quello è un bel promemoria, sì, no? quello è stata una. Non so come definirla, perché fino al 90esimo è stata una partita, dal 90esimo in poi è successo qualcosa da dentro che ci ha portato a vincere. Quella la definisco un po' una partita di episodi, perché siamo riusciti a pareggiarla e poi vincerla, non sappiamo anche noi come, con quello che abbiamo tirato fuori da dentro, qualcosa in più da parte di tutti, e siamo riusciti a pareggiarla, a vincerla. Vincere, infatti, proprio in extremis, però ci siamo riusciti. Ora andiamo verso una fase del campionato, parlo di quello di Serie A in cui ci si placa e arriva il mondiale. Ti posso chiedere una curiosità, ma senza Italia tu per chi tifi? Non lo so, non ci ho ancora pensato, dico la verità. Vabbè, ci sono tante squadre forti, la Francia mi piace tanto come l'Argentina, però se devo tifarne una dico Portogallo. Portogallo, il Sì. Portogallo proprio per fare calcistico oppure Boh, per per la gente che c'è dentro, per un po' di dinamiche che sono successe, mi piacerebbe che vincesse in Portogallo. ok, Andrea, noi andiamo verso il finale. Tu sei un dottore, ti intendi di economia, di numeri, però te la cavi molto bene con le parole. Ci è piaciuta una tua parola che hai usato efficaci. L'altra volta, l'ultima in casa, ecco, dobbiamo tornare efficaci in questo, tornare dopo questa partita, lo siamo stati in diverse occasioni, però è un po' questo il mantra in vista di sabato. Sì, sicuramente quella è una parola che mi piace. Magari qualcuno preferisce essere un pochino più bello. Io bello, non mi interessa esserlo, mi interessa essere, come ho detto, efficace per portare a casa i punti. So che magari i tifosi preferiscono vedere una squadra bella, una squadra, diciamo, sotto quell'aspetto. A me preferisco essere efficace e portare a casa il risultato. Soprattutto sabato contro una squadra così, che sicuramente ha doti tecniche superiori alle nostre, bisogna essere soprattutto efficaci e curare particolare per portare a casa Il mister condivide sicuramente al 100%, è sempre meglio giocare in modo meno bello, ma vincere, portare punti, il risultato. insomma. Quello che vogliamo noi, che vuole la società, che vogliono tutti. Dopo, in un secondo momento, bisogna essere belli. Sicuramente se siamo belli possiamo portare a casa più facilmente il risultato, però in certe circostanze, come ho detto l'altra volta, bisogna sporcarsi. A sporcarsi anche per poi l'ultimo spettacolo quando tutto si spegne la classifica, che quella è importante che si avvenisca. Andrea, noi ti ringraziamo, se vuoi dare un saluto ai tifosi e vi invito insomma a essere presenti anche in queste partite decisive, dare il vostro supporto. Ok, saluto tutti, in particolare Danielino, saluto che scrive sempre. Spero che sabato ci sia una bella cornice di pubblico e che venga tanta gente a sostenerci, perché vi sentiamo e ci serve in questi momenti. Grazie a tutti. Forza!
qui allo Stadio Speroni. Qua ci sono dei ragazzini scatenati, la loro prima esperienza con la Pro Patria, e siamo qui con mister Francesco Sappa. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Ci può descrivere chi sono questi ragazzini? Questi bambini, chi sono questi bambini? Questi bambini sono il primo anno che giocano qui con noi in Pro Patria, quindi è un'annata molto importante perché sono, diciamo, i primi calci. Quindi allenare queste categorie, sinceramente, è molto, molto, non dico difficoltoso, però impegnativo, ecco, sotto tutti i punti di vista. E sono bambini che, ecco, fino all'età di 12-14 anni sono come delle spugne, quindi tutto quello che gli si dice loro assorbono, e quindi bisogna stare molto, ma molto attenti a quello che si fa sul campo. Bisogna sbagliare il meno possibile, quindi il nostro compito è quello di farli crescere sotto tutti i punti di vista e farli diventare dei piccoli campioni. Ecco. Campioni del calcio e della vita, no? Voi siete appunto anche educatori, bisogna capire anche i valori, che conta vincere, però non a tutti i costi, trasmettete anche questi valori, è giusto? Esatto, il nostro obiettivo è farli crescere, come ho detto prima, e quindi fargli capire quali sono i veri valori della vita, perché poi, diciamo, lo sport è come se fosse una società in miniatura, quindi c'è lavoro, c'è lo sport, ci sono tante cose che poi i bambini, diciamo, ecco, devono imparare a fare dei percorsi che li portano alla crescita, quindi è molto, molto importante. Allora, noi non siamo di parte, quindi questi sono i colori più belli del mondo. Abbiamo anche il simbolo più bello del mondo, ma assolutamente non di parte. È vero, che bello. Cosa vuol dire per i bambini essere tigrotti? A trasmettere anche questa idea della grinta, ma anche un po' della tenerezza a volte. Sì, essere tigrotti per loro è una grande soddisfazione, perché loro sanno qual è il valore di indossare questa maglia, questa casacca. Sanno che indossare questa maglia è molto, molto importante. Anche per loro diventa un po' impegnativo e pesante, ecco, perché sanno davvero che la Pro Patria è una delle cose più belle, una realtà, diciamo, bellissima nella nostra zona a livello calcistico. Quindi loro ci tengono tantissimo a far bene, a lottare, a vincere. Loro sono i primi a voler vincere, è giusto che sia così. Loro hanno dei sogni e quindi il nostro compito è farli sognare, non interrompere il loro sogno, perché è giusto che sia così. Nella Pro Patria, nella prima squadra, il senso della squadra, proprio del gruppo, è fondamentale, e anche questo, no, il significato. Nella Pro Patria, nella prima squadra, il senso della squadra, proprio del gruppo, è fondamentale, e anche questo, no, il significato che trasmettete: nessuno vince da solo. Certo, importante è già a questa età fargli capire che bisogna cominciare a lavorare e a creare il gruppo, quindi la collaborazione tra di loro è molto importante. È molto difficile e impegnativo perché a questa età si tende, diciamo, più a fare le cose singolarmente, no? E quindi il nostro compito è anche quello di fargli capire che bisogna cominciare a collaborare, a aiutarsi l'uno con l'altro, come del resto si fa nella vita, ecco. Infatti, questa è una settimana importante ma anche triste. Vogliamo ricordare anche una figura fondamentale, no? in questa squadra grande, che è il settore giovanile, l'Academy. Lo ricordiamo. Sì, purtroppo domenica eravamo a Lecco, noi sul campo di Lecco, una partita con loro. Ci è giunta la triste notizia, sono molto rammaricato, anche se non conoscevo di persona, purtroppo il dirigente, però una bravissima persona, una persona che stava, gli piaceva stare sul campo con i ragazzi, quindi dava tutto per i ragazzi, quindi purtroppo una settimana, diciamo, è un po' triste. Noi lo vogliamo ricordare e lo ricordiamo nel modo più bello, sì, con le nostre parole, ma anche con questi bambini, certo, che crescono anche in nome suo. Certo. Se mi permette, io volevo fare un ringraziamento particolare alla presidentessa Patrizia Testa, perché
perché con lei, ecco, sono anni che collaboriamo insieme. Vorrei ringraziare il signor Salvatore Cerrone, responsabile dell'attività del settore giovanile. Sia lei mio padre, anche diciamo grazie a lui, e poi il signor Rubino Giovanni, che è il responsabile dello scouting, e il mister Caramelli, che è la mia figura diciamo di riferimento per l'attività di base. Con lui, ecco, condividiamo diverse cose, quindi dagli allenamenti alle partite, e poi tutti coloro che ci stanno dietro, come il segretario Stefano, come Riccardo Colombo, e tutti quanti, ecco, che collaborano per far sì che questa società, ecco, rimanga più in alto possibile. La ringrazio, mister, la lascio andare perché i ragazzi scalpitano, vero? Esatto, esatto. Buona serata e grazie ancora. Grazie a lei, buona serata. Salve. Don't worry. Be Duster. Don't worry, be Duster now.